Allora, eccoci, ciao Dario, ciao Carlo e ciao Federico. Insomma, gran Ciao a completo, tutti. pieno. Ciao Fabio. Ciao, Sì, ciao io. ragazzi, finalmente tutti insieme. Esatto, Carlo però purtroppo potrà stare poco perché è a Roma e quindi tra poco dovrà prendere l'aereo. Però abbiamo Esattamente. voluto. Faccio 10 minuti in tempo di dire la mia, Esatto, ascoltare allora. magari qualche vostra e poi devo prendere un aereo che anzi ritarda e mi ha consentito il collegamento, altrimenti Esatto, nemmeno quindi quello io fa. direi partiamo proprio da te, poi, mi sembra assolutamente generoso il Ma tuo Fabio, commento. c'è poco da dire. Partita brutta, con poche idee. Le occasioni ci sono state, quindi alla fine dico, se volessimo fare un bilancio rispetto al dare e avere, probabilmente dico, se si fosse pareggiata la partita non si sarebbe rubato niente, però comunque rimane non convincente l'intera prestazione, assenza di gioco, assenza di idee, mi sembra che il ritiro sia passato un po' così, che non abbia prodotto gli effetti dovuti e voluti. E ora è una squadra che deve stare attenta a non andare in confusione o non andare in tilt, trovandosi nei bassi fondi della classifica e quindi dovendo, come dire, affrontare un campionato che probabilmente non si immaginava. Però la realtà è questa, che siamo credo quartultimi, o quinto ultimi, adesso non mi ricordo, perché in piena zona playout. Finora di convincente non c'è stato granché, tranne forse la partita con il Genoa, in cui veramente siamo andati Però avanti. Carlo, purtroppo anche in quell'occasione, vittoria importantissima, ma l'abbiamo detto, se il Genoa fa gol dopo 3 minuti o giù di lì, con quell'occasione che aveva avuto, probabilmente sarebbe andata in modo diverso. Ma la cosa preoccupante è quella che dicevamo, che ci siamo detti anche noi. Ieri nessuno di noi, neanche diciamo il più ottimista, si aspettava di vedere un Palermo stile Real Madrid, ma certamente ci aspettavamo di vedere qualcosa, qualche piccolo passo avanti. Invece la cosa veramente preoccupante, è che ieri abbiamo visto assolutamente un'involuzione totale, un'involuzione preoccupante anche da parte di alcuni giocatori. Assolutamente sì. Dobbiamo dare atto a Corini che ha anche rimesso in discussione il suo modulo, no? Ritornando con l'uomo dietro le linee, utilizzando Floriano in quella posizione, quindi rivedendo un po' il suo 4-3-3, però non lo so, è come se non è un problema di modulo di 4-3-3, 4-2-2, 4-4-2, 4-3-1-2. Non lo so, è come se non No, ma fosse infatti ancora non è utile. stato qualcosa. È inutile appellarsi, perdonami Carlo se ti interrompo, ma no, stare lì, diciamo, a disquisire su eventuali moduli o eventuali, diciamo, moduli piuttosto di altri moduli, perché qui secondo me il problema nasce molto prima. Dicevate appunto che di quali, diciamo, possono essere state tra queste 7 le gare convincenti. Il dato che preoccupa, secondo me, è che l'unica gara, tra virgolette, convincente del Palermo è la prima, quella contro il Perugia, dove effettivamente c'è stata, diciamo, una Forse superiorità. anche A a Bari. Bari te la sei giocata, sì, quindi comunque le prime due, dove gli altri giocatori, i nuovi, non erano ancora arrivati. Questo è un dato che secondo me fa molto riflettere. Però oggi non si può parlare più di moduli piuttosto che di altri moduli, piuttosto che Corini adatta quel modulo a quel giocatore, perché il problema nasce molto prima e nasce, come ho anche scritto, dal fatto che manca la benché minima, benché minimo approccio agonistico che serve per disputare una partita di campionato professionistico. Ma sai qual è la cosa? Posso dire una cattiveria, cioè io credo che abbiamo degli enormi limiti in difesa. Non dire Non che è ci una stiamo qui cattiveria, a è un dato girare di fatto. intorno, Ma ci stiamo a quello girare dobbiamo intorno discutere. sul modulo, sul non modulo. Qua, come scriveva giustamente un tifoso, ogni centravanti avversario sembra Lionello Messi. E la facilità con cui concludono, battono in rete, sta diventando disarmante. Vorrei far notare che sull'1-0 sul Tirolo nel primo tempo ha avuto due occasioni, palla al piede all'altezza dell'dischetto dell'area di rigore, che se soltanto la mettono meglio, invece di tirarla
lentamente in mano a Pigliocelli. Noi abbiamo chiuso la partita già fin dal primo tempo e io credo che i fischi comincino già durante l'intervallo. Poi, per carità, vedi, come vedete, non ho neanche parlato di tempo, di pazienza, di amalgama. Io credo che no, ma basta. Avevamo detto chiaramente che finito, diciamo, il mini ritiro a Manchester e questa pausa, non c'erano più, diciamo, non c'è stato più nulla da dire, perché ho detto, io non volevo vedere ieri il Palermo definitivo, quello che farà, diciamo, un campionato, speriamo tutti, classifica medio alta. Ma volevo vedere dei miglioramenti che purtroppo non abbiamo vinto e visto, non li abbiamo visti perché abbiamo visto una confusione. La cosa che mi fa un po' specie è abbiamo giocato contro una squadra contro la quale chiaramente dovevamo vincere, non c'era altro risultato perché anche un pareggio sarebbe stato deludente, lo abbiamo detto. Una squadra normale, niente di particolare, però che ha in campo ha convinto. Aveva dietro, diciamo, il loro leader è un giocatore di 36 anni come Masiello, con tutta l'esperienza di questo mondo, e ieri ha fatto il papà in mezzo al campo. E il Palermo ha fatto grandissima difficoltà, e questa è la cosa che mi preoccupa. Nonostante, e però questo continuo a ripeterlo perché è giusto dirlo, il Palermo non ha una brutta squadra. Abbiamo detto più volte, siamo stati tutti quanti d'accordo, che se in difesa facciamo fatica, e lo sappiamo perché abbiamo delle carenze, il centrocampo del Palermo dovrebbe essere il più forte della Serie B, ed oggi invece continua ad avere enormi difficoltà sia in fase di costruzione che in fase di contenimento. Ripeto, ahimè, ci sono alcune cose che sono sotto gli occhi di tutti, purtroppo. Allora, io oggi ho scritto una cosa banale, semplice, dicendo ieri, forse sì, ieri, dicendo non ci siamo per niente. La verità è che non ci siamo proprio, e che Eugenio Corini deve trovare la soluzione, il bandolo della matassa deve trovarlo lui. Vedo fra i commenti, ma l'avevo letto anche sui social, che c'è un popolo intero che chiede la testa di Corini. Vorrei far notare a questa, a tutti questi tifosi che sì, vabbè, ma anche lì è sbagliato, anche lì è sbagliato in questo modo. E poi però, Dario, è vero, dico, però sai meglio di me che nel calcio, diciamo, la pazienza ha dei limiti, dico, possiamo... Sì, però perdonami di dire una cosa, e poi vorrei sentire anche l'opinione di Federico. No, ma io sto parlando un po' di più perché poi me ne vado. No, senz'altro, però ti dico io... Ti hanno chiamato l'imbarco. Ti dico velocemente, ovviamente nel calcio quando le cose vanno male, il capro espiatore per eccellenza, il primissimo, è l'allenatore, chiaramente. Però dico, ricordiamoci intanto che in campo scendono i giocatori. L'allenatore ha le sue responsabilità. È un po' come quando, diciamo, consentitemi un attimino l'analogia, quando un film va male, determinate cose vanno male, la colpa è del regista. Non è così, c'è una troupe che lavora alle spalle. In questo caso nel calcio c'è una squadra che scende in campo. Quindi al di là del fatto che Corini probabilmente non si è accorto in tempo di determinate dinamiche e poteva fare dei cambi, adesso questo accanimento generale dei tifosi su Corini mi sembra sinceramente esagerato. Sicuramente ha le sue responsabilità, nessuno ne mette in dubbio, è oggettivo. Però ricordiamoci che in campo ci vanno i giocatori. L'atteggiamento che si è visto da parte di, cito putacaso, del Chiaro, piuttosto che Matteo, piuttosto che Elia, piuttosto che lo stesso Di Mariano, ecco, lì cosa hai da imputare a Corini? È una domanda che faccio a voi. È chiaro, caro Dario, hai giustamente ragione tu, il discorso che in campo alla fine vanno i giocatori, però la sensazione è che se sono messi male in campo e non sono nelle posizioni corrette non è colpa del giocatore, perché c'è un allenatore che dice dove giocare. Però il problema secondo me è anche un altro: gli stessi giocatori, dice, più che non sono messi in campo, magari con un altro modulo possono rendere in modo diverso. Ma non perché sono messi male in campo. Ieri, per esempio, diciamocela tutta, perché abbiamo detto, ieri Corini ha provato a cambiare modulo, ha provato a giocare con Floriano da trequartista, e obiettivamente se Floriano non indovina un passaggio, perché ieri Floriano non ha indovinato, non è colpa di Corini. Infatti, se Floriano, piuttosto che giocare da trequartista dietro Brunori, andava regolarmente a occupare la posizione di Mariano, è chiaro che Corini cosa deve fare? Deve prendere Floriano dopo 10 minuti e di ritorno in panchina accanto a me. Però ragazzi, non ci prendiamo in giro, siccome non puoi cambiare 18 giocatori, è chiaro che cambia allenatore. Ora è Corini che non sarà responsabile di questa situazione, perché obiettivamente è arrivato, diciamo, tra virgolette, da poco, però lo saprà anche meglio di me.
che se va male a Terni vanno male di quelle due interne, diciamo, a quel punto lì la situazione è compromessa, ampiamente compromessa, perché è chiaro che ti ritroverai in una situazione di grande difficoltà in classifica, quindi con tutta la conferma di questo mondo, però deve trovare la soluzione e deve trovare il bandolo di questa matassa prima possibile, perché secondo me anche lui poi rischia di essere messo in discussione. Sì, certo. Ma io mi soffermerei più sulla quella, diciamo, cattiveria agonistica che per esempio era, diciamo, caratterizzava lo stesso Baldini, piuttosto che sulla posizione del giocatore. Cioè, oggi non possiamo fare un discorso che, insomma, ieri hai perso perché Floriano non era messo al posto giusto, dai, parliamoci chiaro. No, assolutamente. Cioè, però primo tempo, prima di nominare un pallone impiega non so quanto, se Brunori in questo momento, ahimè, è l'ombra di se stesso, anche lui per prima di toccare un pallone ha impiegato almeno 20 minuti e poi sbaglia un gol che l'anno scorso avrebbe segnato a occhi chiusi, e con i sei posso continuare all'infinito, dico, sono delle cose che, ahimè, sotto gli occhi di tutti. Abbiamo il centrocampo dove Stulaz, che è fortissimo per questa categoria, finora da quante partite ha giocato? 4, 5, non mi ricordo, non ha reso per quello che doveva, e lo stesso vale per tanti altri. Ma infatti, faccio una domanda a Federico. No, scusate, mi faccio una domanda io a voi, che vi devo salutare perché ci stanno chiamando, quindi dai. Dobbiamo assolutamente imbarcare prima che io rimango a Roma. Buona serata, ciao a tutti, buon proseguimento e buonanotte poi quando finirete. Va bene, noi ci vedremo. Ciao Carlo. Ciao Carlo. Noi ci vediamo venerdì. Ciao Federico. Ciao Fabio. Ciao Dario. Ciao Carlo. No, ti faccio una domanda, Fede. Tu poco fa giustamente ti dicevi dei giocatori fuori posizione, sicuramente un problema evidente, diciamo, che già va avanti a diverse partite. Però quando ci sono le ripartenze avversarie, una squadra come il Sud Tirol, che fino a due giornate fa aveva delle palesi difficoltà a costruire la manovra offensiva, ecco, quando sbaglia, diciamo, nella marcatura Mateio piuttosto che Marconi, lì, anche lì, qual è la colpa di Corini? Qual è, se ogni azione della squadra avversaria è un potenziale gol, se c'è buco, se ci sono dei buchi da tutte le parti, se Piacelli deve sempre fare il fenomeno con la palla ai piedi e poi arriva in ritardo sul pressing avversario, lì cosa c'entra Corini? Posto che lui ha le sue grandissime responsabilità. Ma Corini non c'entra negli errori dei singoli, però comunque nel posizionamento in alcune posizioni di campo di alcuni giocatori c'entra, come, perché insistere con Mateio a sinistra dopo 4-5 partite che abbiamo visto che non è il suo ruolo, perché poi nel secondo tempo, quando ha giocato a destra, si è visto un minimo, soprattutto nell'uscita palla al piede. Poi ritornare al centrocampo a due senza un vero incontrista, perché Segre abbiamo capito che è tutto tranne che un incontrista, è una buona mezzala di inserimento, e Stulac in questo momento non può prendere la posizione in un centrocampo a due. In più, ritornare con un Floriano che dopo 10-15 minuti di partita si era capito che non era proprio la sua giornata, e magari poteva anche scambiarlo con Di Mariano stesso e mettere dietro le punte, dietro la punta Bruno Di Mariano, e lasciare lì Floriano si è intestardito un po' Corini. Infatti il primo cambio del secondo tempo tra i tre è stato fuori Floriano. Il problema è che ritornare a un modulo che aveva solamente usato nelle prime due partite, ma perché gli uomini erano quelli che Baldini aveva lasciato in questo gruppo, ha fatto sì che forse si è ricreduto lui stesso su questo 4-3-3 che in queste prime 5-6 giornate, non aveva dato i suoi frutti. Io direi una cosa, ma ne parlavo anche oggi con Carlo, ma io tornerei a un tranquillo, e sarà antico, sarà quello che volete, un 4-4-2. Oggi questa squadra, a dispetto di quanto accadeva lo scorso anno, che aveva difficoltà perché in alcuni ruoli era incompleta, ha gli uomini per poter fare un po' tutti i moduli. Giochi con 4-4-2 soprattutto perché c'è il povero Brunori che a tratti è abbandonato a se stesso. Completamente abbandonato. Ma lì è la colpa di chi sta dietro che non fa il proprio lavoro. E lì prova a saltare l'uomo e non ci riesce. Di Mariano fino ad ora è stato un flop. Bisogna dirsi le cose come stanno. Sì, però Dario, non arrivano neanche palle pulite. Sì, ma non arriveranno palle a Brunori.
Cioè, senz'altro, ieri la partita però... poteva durare anche 4 giorni, potevano giocare anche fino adesso. Certo. Non avremmo mai tirato in porta, perché tutte le azioni che sono andate sono andate da quelle sporche. Benissimo, quindi, ma stiamo dicendo la stessa cosa. Stiamo dicendo la stessa cosa, cioè io vi chiedo, ma allora c'è stato... È prestissimo, chiaramente, però magari è stato fatto un errore di valutazione sul mercato del Palermo. Ma che ditemi questo... un arrivo del Palermo che oggi merita il 7 in pagella. Il 7 in pagella nessuno. Però ragazzi, però non possiamo parlare di giocatori che non sono all'altezza, perché tutti quanti, quando sono arrivati questi giocatori, ne abbiamo parlato come dei buoni giocatori, perché effettivamente... Senz'altro. No, ma anche perché abbiamo perso con una squadra che forse sulla carta come nome è inferiore al Palermo. Quindi... La storia di tutti questi giocatori dice che comunque gente che ha fatto bene in Serie B e alcuni in Serie A negli ultimi anni, non abbiamo preso, diciamo, degli scappati di casa o giocatori di Serie C. Se poi purtroppo, così come sta accadendo, questi giocatori non rendono, è sotto gli occhi di tutti. Siamo un po' tornati, così ne parlavo con tanti amici, ai noi, diciamo, a vedere un po' un Palermo, definiamolo così, stile Filippi, una squadra che faceva grande fatica, una squadra che non riusciva a verticalizzare. Quindi, ti ripeto, è chiaro che a questo punto Eugenio Corini dovrà un po' rivedere le sue convinzioni, perché è ovvio che qualcosa dovrà cambiare, perché così non andiamo lontano, diciamocelo chiaramente. Però Fabio, perdonami, quanto voglio essere solidario, attenzione, non voglio essere disastroso o distruggere tutto quello che abbiamo fatto, così come poi voglio dire una cosa per quanto riguarda il discorso di Biocelli. Vai, vai. No, ti volevo chiedere, tu poco fa hai detto quello del Palermo è o era il miglior centrocampo della Serie B, ma siamo sicuri? Cioè è una domanda che vi faccio, giuro, non è una sentenza, siamo sicuri che è il miglior centrocampo della Serie B? Comunque adesso abbiamo visto più di 4 partite con questi giocatori che non hanno fatto capire che è il miglior centrocampo della Serie B. No, Dario, ma assolutamente, ma se la mettiamo così come giustamente dici tu, oggi se facciamo questo tipo di valutazione, questa è una squadra che sta facendo malissimo. Ma non... è lì che ti dico... I reparti, non solo a centrocampo. Ma è lì che ti dico, è lì che ti dico che la gogna mediatica, il processo delle intenzioni su Corini, secondo me, nonostante lui abbia, diciamo, le enormi responsabilità, sia, diciamo, esagerato. Assolutamente, sono d'accordo con te, ma è esagerato perché... Non, è inutile, diciamo, se diciamo è presto, chiaramente ci massacreranno e massacreranno anche noi. Questa squadra ovviamente finora ha fatto vedere poco, siamo d'accordo tutti e nessuno sta dicendo il contrario. Partiamo anche da un altro presupposto, in modo da essere ancora più chiari. Corini è stato scelto tardi, tutto quello che volete voi, dopo un'attenta valutazione. Questo vuol dire che nel modo di ragionare del City Football Group, che, chiariamolo, giusto o sbagliato, io questo non lo so, non lo posso dire, ma è certamente assolutamente diverso dal nostro, proprio lontano anni luce. Loro ragionano come un'azienda, hanno deciso di fare, di programmare qualcosa con un allenatore che credo difenderanno fin quando sarà difendibile, come è giusto che sia, perché magari Corini in questo momento è in grosse difficoltà. Tra 2-3 giornate, io spero tra una, quindi spero già a Terni, inizierà un filotto di vittorie e di risultati che ci metterà tutti d'accordo e questo, diciamo, questo brutto periodo di queste prime giornate sarà passato. È quello che mi auguro per il bene, chiaramente, del Palermo. Ma è ovvio che oggi nessuno può essere contento, non siamo contenti noi, né da tifosi, né da tutti i lavori, né tantomeno sono contenti a Manchester. Però poi io torno un attimo anche così, prendendo anche il discorso di Biocelli. Ieri il Palermo ha perso la partita per una papera di Biacelli, ma vi aggiungo, diciamo, non ha perso la partita per Biacelli, ha perso la partita, ma senza... e non è stato in grado di fare un gol, due gol, a una squadra normale. Hai 75 minuti per recuperare. Il gol è arrivato, hai 70 minuti per recuperare la partita, se tu in 70 minuti hai un'occasione nel primo tempo con Brunori, poi nel secondo tempo il primo tiro in porta nel secondo tempo è arrivato al 70° col colpo di testa fortunoso di Soleri, poi hai fatto pochissimo. Cioè,
Io ho avuto veramente ieri, guardando la partita, l'impressione che la partita potesse durare 2, 3, 4, 5 giorni e noi non avremmo fatto gol, perché attaccavamo in una maniera disorganizzata, Però il discorso è sempre nata quello. senza aver vagonistica, come dicevi tu, Dario. Certo, ma il discorso è Però quello. questa verve Ragazzi, scusatemi, ma posso. quando parliamo di tempo e parliamo di cambi, tanti cambi, eccetera, eccetera, non che oggi ne abbiamo parlato, ma anche le altre squadre hanno cambiato. Anche la Regina ha cambiato tutta la formazione, ha iniziato il ritiro in mega ritardo. Intanto si trova in prima posizione. Allora dico io, il ragionamento secondo me va fatto alla base. Questo è quello che dico io. Qual è? Io credo che un altro dei problemi veri, che è quello che è sotto gli occhi di tutti, è che questa squadra, che non ha purtroppo gioco ad oggi, giochi con i reparti slegatissimi l'uno dagli altri. Ci sono 30-40 metri tra difesa e attacco delle volte. Abbiamo degli spazi in campo aperto enormi. Anche ieri, centrocampo e difesa erano in 30 metri e sono tantissimi, tu devi essere accorto. Purtroppo facciamo fatica. Io penso ci sia anche un problema di condizione fisica, però non me l'aspetto dopo una sosta di 2 settimane in cui tu hai avuto 2 settimane per poter lavorare anche lontano da Palermo in tranquillità in una Però, struttura di guardia. Federico, io non sono d'accordo sul discorso della condizione fisica, che è la stessa cosa che ha detto Corini ieri. Ragazzi, c'erano giocatori del Palermo che comunque nel secondo tempo hanno corso tranquillamente. Non è che nel primo tempo, quando erano freschi, si è No, visto. no, però i rimpalli noi li perdevamo tutti ieri. Il Suttirol sulle seconde palle arrivava prima di noi. Quindi, secondo me, è anche un discorso di reattività fisica. Paradossalmente ti dico che se fosse solo un problema di condizione fisica sarei tranquillo. Certo, sì, anch'io, perché comunque basta che entrino in condizione e si potranno vedere i risultati. Il problema è che qui non facciamo passi avanti, ma anzi ne facciamo due o tre indietro. Questo, te l'ho detto Perché ieri. secondo me quella di ieri è la prestazione più brutta di queste prime 7 giornate. Peggio anche di quella di Reggio Calabria, perché Reggio Calabria ha avuto un minimo di reazione. Ieri proprio sei stato inerme. Non solo, a Reggio Calabria è l'attenuante che è ancora, tra virgolette, presto. Certo, adesso non è più presto. Adesso già Corini è qui da un mese e mezzo, quasi due. La squadra, bene o male, è insieme da un mese e mezzo. Che si allenano tutti i giorni e non facciamo passi in avanti. Qui non arrivano, come diceva Dario, come dicevo io, non arrivano palloni puliti agli esterni d'attacco. In difesa, ogni pallone che arriva si trema. In porta, adesso si è cominciato a tremare anche lì. Il centrocampo è sì sulla carta il più forte della categoria, però se non viene raddrizzato, noi siamo messi male. Ma io voglio tornare sul reparto difensivo, che è quello che purtroppo ha denotato maggiori problemi, perché se poi dico, non so se sono io esagerato, è solo la mia sensazione, ma la sensazione è che ogni pallone che arriva dalle parti della retroguardia del Rosanero è un potenziale pericolo. Ma non solo il problema è lì, il problema è anche che i due esterni di questa squadra difensivi non arrivano praticamente mai sul fondo, quasi. Tutti i cross sono dalla tre quarti, per questo ti dico, mi sembra di ritornare al periodo di Filippi. I cross dalla tre quarti lo sanno pure i bambini della scuola Palla calcio. per la difesa o Esatto, non hanno per il portiere. nessuna speranza di, diciamo, di Dico arrivare. io, questo me lo potrei aspettare da Buttaro, perché comunque abbiamo capito che è un difensore centrale prestato alla fascia destra, ma da Mateiu no. Però se Corini insiste da 4 partite a fare giocare questo giocatore con piede invertito sulla fascia sinistra, dico io non capisco perché si deve intestardire con questo giocatore quando hai un giocatore comunque dietro che non ha fatto chissà che cosa, però comunque abbiamo capito che sa arrivare sul fondo e crossare. Ieri però abbiamo visto poi giocare sulla destra, chissà che non possa essere una soluzione a questo Me punto. lo auguro. Perché comunque Buttaro non arriva sul fondo, non ha il passo per arrivare e crossare e mettere palloni al centro. Ci siamo aspettati, diciamo, abbiamo riversato troppe aspettative su Buttaro, che ricordiamo sempre, è un giocatore giovane, è un giocatore che l'anno scorso ha fatto la Serie C, che non aveva mai fatto, è un giocatore che deve crescere, quindi E che ci sta. comunque sta facendo tendenzialmente in generale bene. Sì, Secondo Dario. me Fonseca è uno dei migliori di questo inizio di stagione. Però sai, anche lì Nella bene è un bene relativo, perché è un giocatore sempre, secondo me, che non, adesso a me personalmente non dà una sensazione di grande sicurezza.
Ok, Fabio, hai ragione, però un ne del Chiaro ti dà sicurezza oggi. No, infatti, assolutamente, per questo parlo di Cioè, un quello è il ragazzo discorso. che ha grosse carenze, ma anche il Marconi che avevamo visto con l'Ascoli, che abbiamo visto ieri, ragazzi, è un giocatore che ha difficoltà, perché lo sappiamo quali sono le caratteristiche, ma non voglio offendere Marconi, ci mancherebbe altro, è un giocatore lento, e quindi se gio fai giocare accanto due lenti, quali sono Marconi e Del Cearu, è ovvio che hai difficoltà. E voglio tornare al discorso Masiello. Masiello non è certamente un fulmine di guerra, ma a 36 anni, perché mi sono andato a rivedere ieri l'età, gioca da centrale, perché non entra, e fa il suo. Certo. Per Come è carità. stato Bellucci quando abbiamo giocato con l'Ascoli, non ha fatto toccare pallone ai nostri attaccanti. Questi sono i cosiddetti giocatori di categoria, giocatori che hanno l'esperienza da Noi, campo che e noi noi non abbiamo, non che noi abbiamo. non abbiamo in nessun reparto. Io volevo anche chiedervi una cosa. Ieri avete visto Bisoli come si mangiava con gli occhi sui giocatori e Corini comunque l'ho visto lì pacato sempre. Non capisco anche questo. Non so se magari anche la squadra ha bisogno certe volte di una scossa. Io vedevo Bisoli che faceva come il pazzo in panchina. Ho visto un'immagine su Sky con gli occhi spiritati che si stava mangiando un suo giocatore per un aggancio o uno stop sbagliato. Invece vedevo Corini che comunque era sempre a colloquio col secondo e non so di cosa parlavano a questo punto, visto comunque quello che si è prodotto ieri. Questo è un altro problema, secondo me, molto molto interessante. Cioè, lo vedo anche, scusami Fabio, dai commenti. Cioè, l'atteggiamento e la verve agonistica. Dico, non dimentichiamoci che il Palermo arriva da, che se ne dica, diciamo, se ne possono dire su tutti i baldini, però, diciamo, l'aspetto della grinta, della motivazione, non era mai lasciato in secondo piano. Ecco, questo. Assolutamente. Anche la conferenza stampa ieri di Corini, quella sì, quella mi fa riflettere, perché è molto diplomatica, è molto, tra virgolette, pulita. Ecco, quello secondo me tra i tanti è l'aspetto che personalmente mi preoccupa di più. Sì, parlavo stamattina con Carlo. È un Corini un po' troppo pragmatico, diciamo così, in panchina. Non so. Non lo so, non so se può essere questo il problema. Onestamente, non, no, o meglio, un allenatore che comunque si faccia sentire è importante. Lo fa il vice di Corini, sicuramente. Non è, diciamo, non abbiamo, ecco, non credo che se il Palermo sta facendo male. No, 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 ma io non intendo dire questo. No, è Però chiaro. dico, molte volte la squadra ha bisogno di una sveglia. Cioè, io ieri, ripeto, vedevo Bisoli che si mangiava con gli occhi suoi. Invece vedevo Corini lì passeggiare e parlare con l'Anna. Cioè, non lo vedevo proprio con quella verve agonistica che tu ti aspetteresti da un allenatore che sta perdendo in casa una partita molto, molto, molto abbordabile. Anche perché le squadre sono lo specchio degli allenatori molte volte. Quindi, se tu hai un allenatore che comunque non ti dà quella grinta, non ti dà quella sveglia, molte volte la squadra si siede. E io ieri ho avuto come l'impressione se la squadra non lottasse. E non abbiamo proprio giocato. Ieri le Sì, uniche occasioni che abbiamo avuto sono state sporche, palle sporche. assolutamente sì, troppo molli, dico, è inutile nasconderlo. Io dico, forse non so se è impressione mia, facciamo fatica a verticalizzare. Questa squadra è lenta, compassata, non riesce, proprio non riesce ad andare in profondità. No, assolutamente. No, non riusciamo mai a dare delle palle pulite per creare delle azioni. Perché non riusciamo anche a superare il pressing. Molte volte, appena le squadre alzano i ritmi, noi perdiamo subito palla. Non riusciamo a uscire puliti palla al piede dalla difesa. Stulac non ha Lì secondo me occhio per le sponde. tu sollevi un altro problema che in queste ultime partite io ho notato molto, la preparazione atletica. Ma Già allora, dopo. però Dario, c'è cioè dire, sì, questo potrebbe Secondo me, essere. cioè io ho visto una squadra che non riusciva a reagire atleticamente in un giusto, diciamo, all'altezza. Giusto ricordarlo, questa squadra è figlia di una serie di problemi. Il primo di tutti, un ritiro fatto a Non Palermo, fatto, evidentemente non fa.
un ritiro fatto con un tipo di squadra che poi è diventata un'altra. E giocatori arrivati dopo e quindi con un ritiro anche là non fatto. È chiaro, per questo noi speravamo, ci aspettavamo che tra Manchester, questi 4 giorni a Manchester e questi 15 giorni in totale che ha avuto il Palermo per fare un ritiro a tutti gli effetti alla fine, perché non è un richiamo, è un ritiro. Con tutti i uomini a disposizione, attenzione, tolti nel Cearu e Saric, poi c'erano tutti, c'era anche rientrato, qualche piccolo infortunio ovviamente, perché ieri abbiamo visto che Bettellano ha giocato, e quindi oggi non possiamo più dare alibi, né dare alibi, né dire aspettiamo, no, e né dire ci vuole tempo, che è quello che abbiamo detto, che era giusto, secondo me qualche settimana fa era giusto che fosse così e che concedevamo tempo a... ma io ti sto dicendo atleticamente che cosa puoi dire? Non lo so, ma io voglio sperare, dico, non lo so perché non faccio, diciamo, questo lavoro, quindi non posso capire se da un punto di vista atletico la squadra ieri era fatto dei carichi e quindi era tanto meno. Mi voglio augurare, perché se fosse così come diciamo prima con Federico, diciamo che il problema sarebbe risolto, che gran parte dei problemi denotati ieri sono dovuti ai carichi di preparazione, questa mini preparazione fatta. Sarà così? Ma detto ciò, però al di là di questo, comunque non si è visto gioco, che prescinde secondo me da un problema di condizione. Appunto. Esatto. Il problema è che il gioco non si vede da un bel po', cioè le partite giocate bene, come diceva Dario all'inizio, sono state col Perugia e un po' col Bari, perché da quel momento in poi il Palermo non ha più giocato a calcio, ha sempre approssimato dei passi in avanti, anche con la vittoria col Genoa forse sembrava aver dato quella carica in più, però poi a Frosinone hai preso quella sberla e anche lì hai giocato poco, per male, non hai giocato male, per non parlare di Reggio Calabria, per non parlare in casa con l'Ascoli che hai cercato di rimontare ma non sei riuscito, con una squadra che ora ha delle difficoltà enormi. Ieri non abbiamo giocato, il problema è che il campionato di Serie B non aspetta, quindi non c'è più tempo di aspettare. Qui è tempo di agire, anche perché adesso andiamo fuori casa con la Ternana, che viene da 4 risultati utili consecutivi e da 3 vittorie consecutive. Poi abbiamo in casa, non mi ricordo, Pisa e Cittadella, e poi andiamo a Modena. Quindi se in queste 4 partite non si fa, non dico bottino pieno, ma le partite in casa si vincono e magari pareggi fuori, siamo in una situazione brutta, anche perché le squadre sembrano... che si stanno un po' riprendendo. Ieri il Pisa è andato a vincere 3-1 e quindi ha preso 3 punti importanti. Non solo, il Modena ha vinto con la Regina. Il Modena ha vinto con la Regina. Qualcosa lì si sta muovendo. Questo vuol dire che fosse tolto il Genoa, che credo alla fine vincerà il campionato, diciamo, senza grossi problemi. Poi il campionato è assolutamente livellato, è un campionato normale, perché anche lì il Cagliari, che doveva fare sfaceli, ha perso in casa con Venezia che sembra in difficoltà. Insomma, non ci sono squadre che sembrano poter, diciamo, prendere il largo. Per questo è certamente un campionato difficile, perché è abbastanza livellato. Però invece, leggendo anche questo messaggio di Saro Calatioto, io credo che forse a questo punto, dopo 7 partite e dopo aver visto, diciamo, all'opera alcuni giocatori, io credo che Corini, che probabilmente all'inizio magari ha puntato su quelli che conosceva di più, possa o debba rimettere in discussione alcuni giocatori, ma perché non stanno rendendo. Mi riferisco su tutti a Di Mariano, che sta facendo fatica, magari rispolverare a quel punto Valente. Mi riferisco, non lo so, anche a Elia stesso, probabilmente magari puoi provare a farlo giocare in quello che era il suo ruolo lo scorso anno a Benevento, e quindi lo fai giocare dietro a destra. A Matteo stesso, che è vero che ha giocato, come diceva prima anche Federico, ha giocato in un, diciamo, a piede invertito, quindi facendo fatica, però forse appunto alcune sue idee e alcuni uomini forse andrebbero messi in discussione. Ma secondo me si deve rivedere anche l'impostazione del centrocampo, perché secondo me quello che ti fa vincere le partite veramente è il centrocampo. Cioè, sì, il centrocampo deve saper far filtro. Sì, deve Fede, saper... siamo d'accordo. Sì, però qui noi giochiamo senza un incontrista, Dario. Cioè, noi siamo senza un incontrista. Da quando Bro si è infortunato e non ha più giocato Bro,
Noi abbiamo fatto fatica enorme a centrocampo. Non c'è Quello sì. nessuno che recupera palloni, anche perché non è nelle caratteristiche né di Segre né di Stura. Diciamo che l'anno scorso avevamo un De Rose, permettimi, Ma anche Damiani, ma anche un anche Damiani, Damiani. che sulle palle, diciamo, Quest'anno più noi non abbiamo né sporche. un De Rose né un Damiani, abbiamo tre ibridi, perché comunque Stulac può fare il regista e può fare la mezzala, Segre idem, Forse Saric. in realtà è Saric quello che dovrebbe più Ma lavorare sulle palle. Saric non è un incontrista, Saric è più un rifinitore. Infatti, secondo me, è una mezzala che può giocare alla Luperini tutt'al più, ma non può fare, secondo me, il mediano a due o la mezzala a tre con compiti di rubare i palloni. Qui manca un bro, manca quello che forse potrà essere Gomez. Qui manca un giocatore in grado di rubare palloni e far ripartire l'azione. Perché anche ieri, quando riuscivamo a rubare un pallone, non riuscivamo a proporre gioco. Ma Quindi perché siamo siamo lenti, Enrico? Ma hai detto, lentissimi. siamo lenti, non riusciamo a accelerare mai. E chiaramente ieri il Sutirol era pronto, era bravo a richiudersi immediatamente. Cioè, il Sutirol, quanto ha rischiato realmente? Pochissimo, se togli l'occasione di Brunori al 42esimo sull'unica palla giocata da Stulac e poi se togli la traversa che però è arrivato in modo fortuito di Soleri e il tiro di Vido al 90esimo con la successiva traversa di Mariano, il portiere del Südtirol è stato inoperoso perché noi non siamo riusciti a impensierirlo. Ed è grave, è Ma neanche gravissimo. con mettendo Soleri, Vido, No, Valente, non siamo riusciti a crearlo. come dicevi tu, li potevi mettere tutti e 22 e poteva durare Secondo 4 me giorni non la avremmo partita. segnato completamente neanche se stessimo giocando adesso. Noi ieri abbiamo dato come l'impressione che il Südtirol ha fatto la sua onesta partita perché è una buona squadra che però come nomi è sicuramente inferiore alla nostra. Ha avuto i nostri stessi problemi perché Zauli se n'è andato via 10 giorni prima dell'inizio del campionato, quindi ha incontrato le nostre stesse difficoltà. Però da quando è arrivato Bisoli, che è assolutamente un allenatore di categoria, che si sa far valere, questa squadra ha messo insieme 10 punti nelle ultime 4 giornate. Sì, Cosa che assolutamente. Corini da quando è arrivato, oltre la vittoria col Perugia convincente, oltre il pareggio al Bari, poi la vittoria col Genoa, le altre partite sono state veramente un incubo, anche se per me quella di ieri è peggio sia di Frosinone che di Reggio Calabria, perché ieri proprio noi ci siamo dati al Südtirol. Ma anche per... Vai, vai, Fabio, scusa. È peggio, Federico, cominciamo prima, ma perché tutti quanti ci aspettavamo un altro tipo di prestazione. Ci aspettavamo di vedere qualcosa, invece non abbiamo visto né l'uno né l'altro, né quella grinta, né quella cattiveria, né quella voglia, sana voglia, diciamo, di fare legna in mezzo al campo e tutto il campo. Questo è il problema vero di ieri, secondo me. Non perché poi la prestazione sia stata tanto inferiore ad altre, ma perché è mancato quello che tutti quanti ci aspettavamo. È il primo Corini che alla fine l'ha fatto capire chiaramente. Dico, ragazzi, non è che ci stiamo Sì, girando. quando ha detto ci è riuscito solo il 20% di quello che abbiamo provato. Il problema è capire cosa hanno provato, però, perché Appunto, mi sa bravo, che bravo. cosa hanno provato, che è importante Dopo capirlo. la partita di ieri ti viene da chiederti cosa hanno Cosa? provato, Cosa hanno perché provato? O cosa sono andati e a fare cosa, di no, ma culo? anche cos'è quel 20% che è riuscito? Perché Esatto. sinceramente non capisco qualcosa, cioè non lo Forse il saprei retropassaggio a definire. Pigliacelli, non Che tra so. l'altro sono pure andati male perché poi si è fatto su un retropassaggio si è fatto fare il Però gol, posso dire quindi una cosa su questo? Se voi vedete l'azione, io non capisco, ma perché il retropassaggio a Pigliacelli? Perché non c'è nessun uomo a centrocampo che si fa vedere per prendersi il pallone. Quindi il difensore è costretto a dare l'unico uomo libero, che è il portiere, e si rischia così. Però però se dico, lo ma lì non si deve rischiare. no, non No, si deve rischiare, però cioè, pure, o buttava la palla e la buttava a 30-40 metri avanti alla via del parro con la dal portiere. Però siccome è stata un'idea di Corini questo partire palla al piede dalla difesa, il giocatore fa quello che gli dice l'allenatore. dai, però Federico, io credo che lì ci sia stato anche, almeno questa è la mia sensazione, un duplice problema. Vabbè, al di là della palla che gli rimane un po' sotto e quindi tarda il controllo. Che nessuno dei due esterni bassi gli dà la scalata per ricevere il passaggio. Questo, cioè non ci sono dei movimenti, cioè,
diciamo, tra virgolette, sincronizzati da squadra. Ieri proprio abbiamo visto, cioè non abbiamo visto, non abbiamo visto, non abbiamo visto niente. Cioè, il problema è che se io posso capire il gol è arrivato al 70esimo, all'80esimo, hai fatto quella papera, hai 10 minuti per recuperare, vabbè, non sei riuscito. Ma al 20esimo, cioè, hai avuto 75 minuti di nulla, 75 minuti di nulla. Se il problema è la squadra, però penso che anche l'allenatore, cioè, deve lavorare. Il problema è che io mi sarei aspettato una prestazione, come diceva Fabio, diversa dopo 2 settimane di ritiro. Io non dico che dobbiamo giocare come il Barcellona di Guardiola o come il City che oggi ha pareggiato 6-3 con lo United, però almeno vedere qualche azione, vedere un po' di ipervagonistica, vedere un po' di grinta in più. Ieri non abbiamo visto niente. Infatti è questo, ripeto, purtroppo è proprio lì, il problema è quello. E ti dico, così come leggevo da un messaggio che è passato prima, al di là poi di tutto, dei tanti problemi, tutto quello che non funziona in questa squadra, voglio torno a battere su un tasto, ovvero che ad oggi, al netto delle difficoltà della difesa, come detto prima, il problema vero di questa squadra risiede quasi interamente nel centrocampo, che non fa gioco e che non dà una mano in fase di copertura. Quindi credo che lì è il posto, diciamo, dove deve intervenire Corini con più urgenza. Deve trovare lì la quadratura migliore possibile con gli uomini che ha a disposizione. E quale possa essere, dico la verità, non lo so, se è appunto un centrocampo a 4, quindi giocare col 4-4-2, diciamo prima, o un altro tipo di modulo. Di certo, così, e lo sta dicendo dicono i risultati, non lo dico io, non lo dici tu, non lo dice Dario. Così non può andare. Dei correttivi vanno trovati più in fretta possibile. In fretta, perché questo campionato, come ho già detto, non ti aspetta. Ci aspetta una serie di 4 partite veramente difficili. Perché se prima in casa era un fortino, adesso stiamo avendo difficoltà anche in casa. Fuori casa, non mi ricordo quanti gol abbiamo segnato, forse solo uno a Bari. Bari, sì, infatti a Bari, perché poi Quindi, a Reggio Calabria non abbiamo fatto gol e a Simone neanche, cioè, quindi c'è un ah, problema e tra assolutamente. l'altro l'ho scritto oggi, è il terzo peggior attacco dopo Perugia che è sotto di noi e il Benevento. Benevento 5 gol, Perugia 4, noi 6. Sono dati Sì, no, i numeri non importanti. mettono, alla fine sono, diciamo, è così. È chiaro che è così. Cioè, questa squadra non segna, questa squadra ha difficoltà, non Ed è solo un a paradosso. segnare. Ma magari segnasse, il problema è arrivare anche a creare Arriva, esatto, stavo un'azione. dicendo questo, non ha soltanto Il problema problemi è di... arrivare a creare. Segnare è l'ultimo dei problemi, perché puoi creare tanto, poi sbagli, va bene, un palo, una traversa. Il problema è che crea pochissimo. Quindi diceva Fabio, non andiamo in vertigini, non verticalizziamo. Eppure il giocatore per verticalizzare lo teniamo, che è Stulac. Però forse non c'è un movimento giusto, non c'è il passo giusto per ricevere la verticalizzazione. Brunori è costretto a fare 90 minuti di lotta con i 2/3 centrali perché nessuno lo aiuta. Le spizzate non arrivano. Si deve lavorare, però tempo ce n'è poco. Il campionato va avanti, le altre squadre vanno avanti. Quelle che dietro pensavamo stessero peggio di noi, questa settimana si sono riprese e quindi adesso c'è un po' di preoccupazione in più rispetto alle scorse settimane. Sì, infatti qualcuno dice, giustamente dice, che non funziona il centrocampo e solo Luperini con Baldini, diciamo, lo aveva in qualche modo fatto funzionare. Questa è Questo l'esagerazione. essere solo questo il problema? Secondo me, onestamente, no, non Allora, credo. non è solo questo il problema, però il lavoro sporco che faceva Luperini da quando Baldini gli ha trovato quel ruolo di sottopunta, mezza punta, di rifinitore, come volete chiamarlo, lo chiamate, è stato un lavoro che nessuno è stato più in grado di fare, perché comunque Luperini era il primo a sporcare le linee di passaggio quando la squadra avversaria voleva impostare l'azione. Luperini era il primo a cercare di recuperare il pallone, il primo ad andare a pressare, il primo ad aiutare anche il centrocampo quando era in difficoltà.
E in questo Palermo non vedo nessuno che possa fare il ruolo di Luperini. Non sto rimpiangendo Luperini, perché comunque penso che non stiamo parlando né di Maradona, né di Cruyff, né di nessun altro. Perché poi ricordiamo, alla fine Luperini è stato Luperini negli ultimi due mesi, quando tutto ha funzionato alla... Sì. Però dico... purtroppo no. È stato deludentissimo. Però Baldini è riuscito a cucire in lui il ruolo giusto e lui ha funzionato tantissimo, perché comunque se il gol, io ho in mente il gol con la Feral Pisalò, il ritorno, il gol di Brunori, è lui che va a rubare il pallone e dà il via alla ripartenza di Brunori per l'1-0. Quindi non c'è da dargli torto a questo messaggio. Baldini è riuscito a costruire su Luperini, se stiamo parlando di lui, l'abito giusto. Certo. E così, infatti ci pensavo poi ieri, la cosa ancora peggiore è che prima della sconfitta con l'Ascoli, il Palermo in casa soprattutto aveva costruito le sue fortune, e anche quest'anno avevamo detto che al Barbera, almeno per adesso, visto che in trasferta siamo tornati a fare fatica, doveva essere costruito il campionato tranquillo e tutti quanti ci auguriamo. Poi c'è qualcuno che dice: dare un po' di riposo a Brunori può essere una soluzione? Ma no, anche perché in questo momento è una di quelle persone da cui tu puoi ripartire per cercare intanto A di fare gol, B di dare compattezza anche a un gruppo che Brunori paradossalmente può erigersi ad essere, diciamo, un punto di riferimento, e C perché fondamentalmente è uno dei più dotati tecnicamente, e quindi non, metterlo da parte significherebbe, secondo me, darsi la zappa sui piedi oggi. No, anche perché metti in panchina chi ha segnato il 50% dei tuoi gol, perché... Come? Ha segnato 3 gol Brunori, 1 Valente, 1 Segre e 1 chi non è segnato, è 1 Elia. Cioè, su 6, 3 li ha fatti lui. Quindi non come fai a mettere in panchina, diciamo, il capocannoniere di questa squadra per un Vido che non è mai stato un goleador? Perché se la gente pensa che sia un goleador, Vido non è mai stato un goleador. Vido è stato un giocatore in questi gol a campionato. Per caratteristiche potrebbe giocare nel famoso 4-4-2 di cui parlavamo accanto a Brunori. Sì, assolutamente, ma come dicevamo la scorsa puntata, si può fare tutto, però deve essere bravo l'allenatore a capire come mettere in campo gli uomini, perché se, come dici tu Fabio, in un 4-4-2 tu riproponi Stulac e Segre come i due centrocampisti, l'incontrista non c'è, nessuno ti riesce a rubare il pallone. Quindi Stulac, secondo me, può giocare solo in un centrocampo a tre, con lui perno centrale. E Segre non può essere l'incontrista nel 4-4-2. Questa squadra è costruita per molti moduli. Gli uomini che abbiamo possono giocare con vari moduli. Anche la difesa a tre si potrebbe proporre. Infatti, è questo, ragazzi. Questo, da questo punto di vista, le soluzioni da provare, Corini ce le ha, diciamo, anche in questo senso non ci possono essere alibi. Ci sono i giocatori per fare, come dicevi tu, come dicevo prima io, tutti i tipi di moduli. Basta capire come metterli in campo e chi fare giocare con chi. Io ieri, per esempio, quando parlavamo venerdì in trasmissione, quella che poteva essere la formazione, mai mi sarei aspettato di vedere dall'inizio Floriano, ma perché sappiamo bene che ormai, anche data dall'età, e ci sta, è un giocatore che probabilmente ha nelle sue corde l'ultima mezz'ora, gli ultimi 25 minuti, e far giocare dall'inizio, è vero, sì, potrei fare un tempo, ma è comunque un rischio. Così come a centrocampo sapevamo che non avrebbe giocato Saric, perché era stato abbastanza chiaro Corini all'inizio, e mi aspettavo di vedere Bro, visto che comunque Bro è recuperato, e se non vuoi fare giocare Bro, insomma, hai un altro tipo di soluzione, la puoi avere Fai Gomez, insomma, puoi provare qualcosa. Per questo dico, ieri mi aspettavo altro sia negli uomini che nella partita che abbiamo visto, che purtroppo è andata come sappiamo. Io mi aspettavo anche Sala al posto di Matteo, anche perché Matteo, cioè io non perché ce l'abbia col ragazzo, per carità, no, ma infatti no, quattro partite Matteo ha avuto delle difficoltà enormi, in più lo riproponi nuovamente a sinistra, che abbiamo capito che il costo sinistro questo ragazzo non va, cioè no, il suo piede è il destro, esatto, ci sta, anche perché non riesce ad aprire il campo, ma quando prende palla va subito o
ai due centrali, la palla va subito o ai due centrali o spera di trovare un Saric, Segre, Sturac, ma in questo momento non li riesce a trovare. Quindi l'unica cosa che fa o perde palla o prende la palla, la tira avanti sperando che qualcuno la prenda, cosa che non capita, cosa che non capita. Sì, no, assolutamente, purtroppo è così. La situazione è sotto gli occhi di tutti. E ripeto, Corini stupido non è, ragazzi. Diciamo, possiamo dire quello che vogliamo. No, ma nessuno sta dicendo No, questo. ma però non vorrei che entrassi in un loop di confusione generale. Ma è il primo ad essere, secondo me, ovviamente cosciente intanto della situazione. È il primo che non può essere contento di quello che sta succedendo. Però è Poi. interessante, scusami Fabio se... No, scusami Fabio se ti interrompo. Anzi, ti colgo l'occasione per porti questa riflessione. Anna Marsala ci scrive: non siete accorti che anche tra di noi non riusciamo a capire quello che può essere, diciamo, il problema? 3 ore che ne parliamo. In effetti non c'è un problema, cioè... Infatti, Sono tanti problemi, cioè questo è uno, ma i problemi sono tantissimi. È chiaro, ragazzi, che queste prestazioni sono figlie di tanti problemi. Se tutti quanti oggi, se tu chiedi al 100% dei palermitani, cioè chiede ai palermitani, il 95% ti dice Corini out, così come lo leggi in giro. Ma Ma non è quello, infatti, ma soltanto. il problema è solo Corini? Secondo me no, e non È voglio troppo tutti i costi, attenzione. semplice, ragazzi, è sempre lo stesso Ma discorso. è anche Corini, ma non è solo Corini. Però vai a Terni e fai delle prestazioni come Reggio Calabria e Frosinone. In casa viene, non mi ricordo se è il Pisa o il Cittadella, comunque, e fai una prestazione come il Südtirol. Cosa si fa? Si continua a Lì, secondo me, insistere no. Lì sono su un oggettivamente delle... allenatore che non dà quel quid in più che possa aiutare la squadra? O si cerca di dare una scossa come è stata l'anno scorso il cambio Filippi-Baldini? Perché si deve cominciare anche a pensare alla peggiore delle ipotesi. Perché non è detto che noi andiamo a Terni, vedendo la prestazione di ieri, andiamo a giocare la partita della vita. E non è detto che neanche in casa la successiva facciamo questa partita stile Barcellona. Perché i problemi, come detto, sono tanti. Qui non si riesce a trovare una soluzione per tutti questi problemi, perché magari ne risolvi uno, ma l'altro te lo lasci indietro. Quindi si deve Chiaro. cominciare a pensare un po' a tutto. No, ma è chiaro, Federico, mi sembra abbastanza chiaro che, come dicevo prima, né la dirigenza a Palermo né la dirigenza a Manchester in questo momento può essere contenta. Ed è normale che si inizino a fare delle riflessioni. Questo non vuol dire che domani, No, dopodomani, eccetera. certo, non dico che deve essere esonerato, però. Però iniziare a riflettere, perché come dicevi tu, se dovesse andare male a Terni, dovesse andare male in casa con il Pisa, è chiaro che le cose si complicano perché entri in un loop pericolosissimo. Anche perché la storia è piena di squadre costruite per vincere i campionati che si ritrovano nelle zone basse della classifica. E a fine dell'anno retrocedono quasi al 90% perché hai giocatori che non sono abituati a A quel lottare tipo. per questo tipo di obiettivo. È anche abituati, consentimi di dire, a quel tipo di pressione, che è un Esatto. po', in un certo senso, quello che si è in piccolo, secondo me, verificato anche l'anno scorso a Parma. Parma partiva essendo, diciamo, la corazzata della Serie B, per ovvi motivi aveva una formazione fortissima, come quest'anno, secondo me. E poi, cioè, si innesca un meccanismo per cui le cose iniziano ad andare male, nonostante magari tu hai una formazione che oggettivamente, presi i singoli, è più forte di, vedi il Palermo, più forte di anche del Brescia, più forte anche della Ternana, che però sono molto sopra, però si innesca quell'aurea, diciamo, negativa per cui poi non riesce più nulla. E il Palermo ancora non è in quella situazione, secondo me. Però la Serie B è famosa Però per non deve questo. neanche arrivarci, non Non dobbiamo deve neanche ovviamente arrivarci, ma arrivare a quella situazione, la anche Serie perché se B. guardi del Parma, io ti posso dire il Cagliari dello scorso Il anno, Cagliari non aveva una rosa anche più scarsa della Salernitana, è eppure vero abbiamo visto com'è finita. succede anche in Serie A senz'altro, però io ti dico ancora di più in Serie B si vedono queste cose grandi corazzate favorite all'inizio campionato che oggettivamente magari hanno fatto un ottimo mercato
poi per una serie di cose non si riesce a ingranare in quei primi 2 o 3 mesi, poi ti ritrovi a fare un campionato nella seconda parte della classifica e non lo recuperi più. Ora il Palermo non è ancora in quelle condizioni, perché l'anno scorso lo Spezia a fine campionato, a fine girone d'andata era terz'ultimo, quindi per carità, ovviamente non bisogna fasciarsi la faccia e né nessuna parte del corpo, però è chiaro che sei su quella strada, sei sulla strada di arrivare a metà novembre e dire adesso può esserci solo un obiettivo, soltanto quello, salvarsi. Ovviamente ancora è presto, ma la strada però purtroppo inizia a essere quella. Noi stiamo arrivando in quella strada, perché queste 4 partite, se prima potevano essere abbordabili / difficili, adesso sono diventate difficilissime, ma anche per la situazione che si è venuta a creare. Quindi più pressione hai, più puoi sbagliare, e anche i giocatori, alcuni non sono abituati a giocare con questo tipo di pressione addosso, come dicevi tu, Dario. Quindi deve essere anche bravo Corini a instaurare, se non, diciamo, quella pressione positiva che un giocatore deve avere per far rendere questi giocatori non più al 100% ma al 110%, perché adesso si devono fare i punti, non si possono perdere più punti per strada, perché ogni punto perso poi può essere un problema per fine campionato, quando diciamo mi serviva quel punto, quei 2/3 punti per salvarmi, per andare ai playoff, per andare ai playout. Quindi più punti fai, più punti facciamo velocemente, meglio è per tutti, perché mi sa che stiamo entrando in un loop dove noi non abbiamo più via d'uscita. Poi oggi, dico, alla luce di tutto quello che abbiamo detto e che ci siamo detti, al contrario di quello che pensavo in occasione della gara con la Sudtirolo, che mi aspettavo di vedere uno straccio di gioco o qualcosina, devo dire che oggi invece a Terni io mi aspetto una cosa sola, soprattutto una reazione da parte della squadra. Io mi accontento anche di giocare male e vincere al 93esimo su un autogol, però prendere i 3 punti, perché se si perde a Terni e si fanno delle prestazioni, ripeto, come Reggio Calabria, come Frosinone, come ieri, ci saranno ancora più critiche. Adesso più che mai. Confusione. E lì poi in casa ci sarà... No, ma infatti... Comunque giocherà un ruolo fondamentale, perché a Palermo abbiamo visto ieri, il pubblico a 90 minuti è stato buono e caro, attivato. Assolutamente, la squadra fino al 90esimo, e poi lì, giusto o sbagliato che sia, la gente ha deciso, di chi non era contento giustamente ha deciso di fischiare. Poi ognuno, ripeto, può decidere di fare quello che vuole. Però io appunto, io mi aspetto a Terni una squadra che reagisca, una reazione, che non vuol dire chiaramente prendere i cartellini rossi che abbiamo preso inutilmente fino a qualche giornata fa, ma una squadra che in campo dimostri compattezza, perché adesso in tanti iniziano a instigallare il dubbio che questa squadra magari possa, tra alcuni non si parli, non so, una serie di cose onestamente che non stanno né in cielo né in terra, ma che la squadra dimostri di essere qua, ecco, che la squadra dimostri di essere squadra. Poi per il resto c'è tempo, perché evidentemente attenzione, puoi anche perdere, perché le partite si vincono, si perdono, si perdono. Sì, ma oggi ora non avere una reazione, cioè non possiamo, esatto, consegnarci all'avversario, non possiamo, esatto, fare il primo tiro in porta vero al 90esimo. Cioè questa squadra deve avere una reazione giusta. No, non c'è dubbio, appunto questo, la reazione non c'è, è quello che la gente assolutamente si aspetta, e poi un miglioramento è normale che sia così. E allora, siamo arrivati all'ora di trasmissione, che dite? Andiamo a chiudere, Dario? Andiamo a dormire. Sì, anche perché purtroppo penso che abbiamo detto tutto quello che c'era da dire. Ma sì, ma potremmo continuare, io poi, ecco, questo, riflettevo su questo, che al di là, a parte che io concludo dicendo che va bene, la reazione ci deve essere ovviamente, ma oggi più che mai rendetevi conto del fatto che servono punti. Cioè è brutto da dire, ma oggi in un modo o nell'altro comunque bisogna far punti anche a Terni, altrimenti è una situazione che sinceramente inizia ad essere pericolosa. E poi chiaramente sì, possiamo stare qui a parlare anche 10 ore, ovviamente non c'è un problema, come dicevamo prima, non ce n'è solo uno, potremmo stare qui a disquisire di tante cose, ma
La verità, il grosso problema è che ci sono tanti, tanti nodi che vanno sciolti e che dipendono dall'allenatore, dai giocatori, dalla grinta che loro mettono, probabilmente anche da determinate posizioni in campo. Tante, tante cose, tantissime. Assolutamente sì. Va bene, allora ragazzi, andiamo a chiudere. Ricordo proprio velocemente i nostri impegni. Torneremo Sì. intanto domani dalle 15 alle 16, alle 16 su Radio Action, quindi sulle frequenze e in FM, ma anche su tutti i nostri social, con Action Sport. Ci saremo io e Antonio Bua. Venerdì saremo nuovamente in trasmissione su Radio Action. Con me ci sarà Carlo, sarà insomma l'immediato prepartita, perché ricordiamo il Palermo gioca a Terni sabato alle ore 14 e poi domenica prossima torneremo con il club dei tifosi. Speriamo di poter commentare Una vittoria. un altro risultato, poi magari anche un'altra prestazione o comunque in parte, però Sì, forse quantomeno prima di un'altra tutto prestazione. un'altra prestazione, magari almeno quella. Esatto. Ci accontentiamo. Che dia tranquillità a noi, che dia tranquillità ai tifosi e che dia tranquillità a Corino. Grazie a tutti, grazie a tutti i nostri amici che ci hanno seguito e buonanotte a tutti. Grazie, grazie a Marco Grazie Lauriano per la regia. a voi. Sì, a Marco. Buonanotte. Ciao. Avevo dimenticato. Ciao.